Yamane e Diletta Leotta possono amare. È stato un lavoro pubblicitario? C'è un terremoto nella vita amorosa di Ken Yaman, che è molto popolare in Italia. È emersa una foto sorprendente sull'amante di Ken Yaman, Diletta Leotta, che avrebbe fatto una proposta di matrimonio. L'inganno è entrato tra la bellezza italiana e l'amore di Ken Yaman. Questa foto di Diletta Leotta, che è stata mostrata a labbra e labbra con l'imprenditore Ryan Friedkin, ha ribaltato l'agenda della rivista. Alcuni lo descrivono come un'opera pubblicitaria. Ryan Friedkin, vicepresidente della famosa squadra della Roma della Lega Calcio Italiana Serie A, e Diletta Leotta si sono baciati labbra contro labbra. L'editore della rivista Oggi in Italia ha pubblicato questa immagine dalla copertina. Coloro che hanno visto i momenti romantici della coppia sono rimasti scioccati. Tutti gli occhi sono ora puntati su Ken Yaman. Ken Yaman, che ha un grande amore con Diletta Leotta, ha ancora delle foto insieme sul suo account Instagram. Sulla stampa in Turchia, anche Ken Yaman può essere ingannato. Si richiama l'attenzione sul fatto che persino Ken Yaman è stato ingannato. Ci sono state anche accuse che l'intera avventura italiana dell'attore fosse un'opera pubblicitaria. Può Yaman e Diletta Leotta amare anche un'opera commerciale? Questa domanda viene posta molto. Si ricorda inoltre che gli amori pubblicitari sono spesso vissuti nel mondo delle celebrità. Ken Yaman è qualcuno la cui popolarità aumenta di giorno in giorno. Anche il suo amore per Diletta Leotta ha reso il suo ancora più famoso. Perché ogni giorno ci sono innumerevoli notizie su Ken Yaman? Mi chiedo se il rapporto di Ken Yaman con Diletta sia stato anche un lavoro pubblicitario? Ken Yaman, della cui proposta di matrimonio a Diletta Leotta è stata ampiamente discussa, ha scritto il seguente articolo sul retro di un aereo. Diletta, mi vuoi sposare? Ti amo, Ken. Questo aereo che volava nei cieli di Roma è stata la proposta di matrimonio di Ken Yaman. È stato addirittura scritto sulla stampa italiana che l'attore ha acquistato un anello da $28,000 per il suo amante. È stato anche degno di nota il fatto che il duo si è trasferito nella loro nuova casa a Roma e ha rappresentato la felicità la scorsa settimana. Quello che Ken Yaman farà ora è molto atteso.